Nella notte un nuovo attacco su Kiev, un raid definito di intensità eccezionale dalle autorità ucraine, che hanno però dichiarato di aver distrutto tutti i vettori lanciati da Mosca, che hanno provocato 3 feriti. L'attacco è arrivato all'indomani della conclusione del viaggio del presidente Zelensky in vari paesi, viaggio che ha rinsaldato il sostegno militare a Kiev in vista della controffensiva. L'Ucraina chiede all'Occidente un totale di 40-50 caccia F-16 per formare 3 o 4 squadroni a difesa dei suoi cieli dagli attacchi russi.